a Mattino Nair. Mattino Nair, ci siamo, eccoci, oggi puntata di martedì 10 di gennaio, le temperature si mantengono molto basse, chissà cosa sta avvenendo in alcuni comuni, piccoli paesini della Sicilia, dove anche oggi ci occuperemo collegandoci attorno alle 8 con uno dei borghi più belli d'Italia, che è in Sicilia, anche per capire lì cosa è successo. E c'è un sindaco che ha avuto il plauso da parte della prefettura di quel comprensorio, e soprattutto anche lì c'è stata emergenza. Scopriremo come sta andando. Volete sapere qual è il comune? Ve lo dico tra poco, perché sennò vi svelo tutto all'inizio. Poi ci collegheremo anche con gli appassionati di Meteo Palermo, perché attorno alle 8:30 una nostra vecchia conoscenza, Isaac, un nome così, insomma, dove lo troviamo, però Isaac, questo ragazzo appassionato che fa parte di Meteo Palermo, ci dirà la tendenza per la giornata di oggi. Si parla di rischio neve, si parla di aumento comunque delle temperature, piogge in arrivo in pianura, almeno dalle nostre parti, quota neve a quanto pare si è alzata al di sopra degli 800 metri, ma comunque staremo a vedere. Danny Mi, buongiorno alla radio, perché noi siamo in TV, ma siamo anche alla radio. Siamo, ciao Danny. Alla radio, ma vogliamo dire, Vincenzo, che anche tu sei alla radio. Anch'io sono alla cioè, radio. Cioè ci divide praticamente un 2 metri, sì, di distanza. Lo si vede sì, dalla TV che noi siamo. E comunque, oltre a salutare il radioascoltatore, sì, Vincenzo, sì, do un indizio. Cosa? Sul sindaco. Quale sindaco? Il sindaco. Voglio non ti inizio. Puoi permettere. Dico soltanto che è un famoso commissario. Commissario? Commissario. E chi è? E poi te lo dico. E poi me lo dici. Ma perché stai facendo il gancio per l'ospite? Esatto, perché abbiamo intanto Luigi Vitale, che saluto, Iro Sfameli, la squadra di Mattino Nair, la mia squadra. In questa mattinata ci è venuta a trovare una donna, e che donna! Non è la prima volta che la intervisto, però fa parte dei coraggiosi. Ormai si avvicina l'ora X, quella delle elezioni, qui in questo comune dove noi ci troviamo a Palermo. I coraggiosi si stanno preparando come gli altri schieramenti politici, è vero? Abbiamo Isabella Cacciatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornata. In questa mattina, dove sentiremo tra poco anche il leader dei coraggiosi, anche se, insomma, voglio dire, fate molta squadra, cioè, tendenzialmente il vostro, che non è un partito ma è un, aiutami tu, un movimento, sì, ecco, stiamo conoscendo in queste settimane, abbiamo parlato con Rizzino proprio all'inizio dell'anno, quindi il Movimento 5 Stelle, adesso siamo con i coraggiosi, via via abbiamo conosciuto e conosceremo le altre realtà politiche, magari già storiche, proprio che ci portano a conoscere un po' i movimenti che ci sono dietro le elezioni comunali per quanto riguarda il sindaco di Palermo di maggio, ma poi a ruota abbiamo anche le regionali, insomma tutto quello che avviene nella politica siciliana. Lo facciamo con le pinze, nel senso, non cerchiamo di non stressarvi troppo con la politica, perché, cara Isabella, tu lo sai che la gente si è stancata della solita politica. Ecco, vi è risulta? Abbastanza stanca, però è molto partecipe, nel senso, non è che è disinteressata alla politica, anzi, ha voglia proprio di parlare, di entrare in causa. È stanca di essere presa in giro, di ascoltare le solite parole, i soliti discorsi fatti. Ecco, a proposito, veramente te la chiami, grazie, a proposito di discorsi fatti, quali sono i discorsi che non fatti che voi fate e quindi tendenzialmente portate ad appassionare chi segue in questo momento da mesi coraggiosi o chi si approccia a voi con candidato sindaco Ferrandelli? Ma noi non è che dobbiamo fare discorsi non fatti, noi facciamo i discorsi giusti, i discorsi dovuti, logici più che altro. Quindi parliamo del territorio, parliamo della politica attiva, fattiva, concreta. Ecco, la politica concreta, fatta soprattutto da chi ha competenze, chi è stato in passato in politica, oppure il vostro movimento prevede gente che è nuova, totalmente nuova, a parte il leader che sappiamo, Fabrizio, ha già un buon curriculum, ma per fare il sindaco di Palermo si sa che ci vuole un bel curriculum. Ecco, allora no, noi siamo un movimento innanzitutto trasversale. Quindi sì, siamo un movimento, però all'interno troverai delle persone che comunque hanno come obiettivo il bene comune e il fare nuova politica
in questo senso nuovo. Sì. Nuovo, io credo nelle nuove leve. Sì. In parte lo sono anch'io. Certo, quindi sì. Non dico, hai fatto guai, politica prima. No. Non politica. Avevo avendo qualche ruolo, ho sempre avuto un tesserino. Un tesserino. Sì. Quindi questo famoso tesserino che credo sia della stessa cordata del leader Fabrizio Ferrandelli? Sì. In che senso? Del PD? Sì. Ecco. Allora, io ho avuto per 3 anni sì. la tessera del PD. Ecco. Io probabilmente la rinnoverò, ma non perché il partito sia stato guidato bene o io sia affezionata ai dirigenti del partito, assolutissimamente no, ma semplicemente per puro idealismo mio, personale. Se no non avrei seguito il movimento, cioè sarei veramente in contrapposizione. Sappiamo che questa questione della tessera del PD è stata una delle polemiche innescate dallo stesso Ferrandelli, che non ha voluto rinnovare la tessera PD. Ricordiamo che Ferrandelli, tra poco lo chiederemo anche a lui, arriva comunque dal Partito Democratico, diciamo. Sì, sì. Ma se non ti rispetti... È stato lì. Sì, ma se pensi che un partito, se pensi che poi, dico, ne abbiamo avuto anche la prova concreta, un partito sia stagno, sia statico, non dia più la possibilità effettivamente di un confronto e di un cambiamento, stare dentro a un qualcosa di chiuso non permette sicuramente di andare avanti nell'attuare nuove politiche, nuove idee, e allora come dargli torto, cioè. Ecco, tra le parole nuove, stavo dando un'occhiata un po' alle quelle parole coraggiose che hanno lanciato, c'è palermocrazia, che cos'è? Questo è il sito, ovviamente. Cos'è la palermocrazia? Mi risponda, allora, ti rispondo. È preparata, vediamo se è preparata. Ma sì, allora, palermocrazia, ma lo dice anche la parola stessa, è formata da Palermo e da democrazia. Noi vogliamo rendere partecipi tutti i cittadini alla politica, proprio perché sono i cittadini stessi che in primis la fanno. Quindi una buona politica parte dal cittadino, dalla sua partecipazione, dalla sua voglia anche di dare idee, e ne hanno tantissime, di tutti i tipi. Bene, e allora chiediamolo a Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, come state ragazzi? Beh, noi stiamo benissimo, tu sei appena sveglio, dove ti trovi? Io già mi trovo in banca, aspetto di beggiare fra qualche ti minuto. Ti trovi in banca, ti trovi. Fabrizio, e allora sono qua con Isabella Cacciatore, stiamo parlando di palermocrazia e prima ancora stavamo parlando della questione tessera Partito Democratico. Sappiamo che questa questione ha fatto molto arrabbiare, ha creato polemiche anche credo il Partito Democratico, che di buona risposta dice insomma di appoggiare il candidato a sindaco Leolugo Orlando. Com'è sta storia? Problemi loro. Adesso Orlando dovrà spiegare a tutti i cittadini e alla sua coalizione come mai Crocetta, Lunina, Cracolici di Nuova Notte possono essere compatibili e possono essere dei buoni compagni di viaggio. Io le mie somme le ho tirate 2 anni fa, rinunciando alla poltrona da parlamentare regionale, alle indennità e a tutto, proprio perché ritenevo che il governo regionale della Sicilia avesse fallito, non stesse dando più risposta ai siciliani. Ho preferito ritornare in banca, al mio lavoro e insieme al mio movimento costruire un'alternativa in città. Fabrizio, tu lavori in banca, perché tu in questo momento sei ormai da diversi mesi sei un lavoratore come tutti gli altri. Da 2 anni, come ogni persona normale, non si vive di politica. La politica è uno strumento importante per cambiare la vita delle persone, ma io non ho un prezzo, il mio lavoro l'avevo prima di fare politica. Si ritorna tranquillamente al proprio lavoro se non ci sono le condizioni per poter cambiare le cose. Molti stanno invece lì per la comoda poltrona e anche per il comodo stipendio da parlamentare regionale. Stai puntando molto sulla comunicazione. Proprio 24 ore fa hai lanciato la tua comunicazione, tutto l'aspetto marketing che diciamo è fondamentale per chi deve andare a occupare un posto di prestigio come il sindaco di Palermo, un ruolo strategico, un ruolo molto importante, a chi ti affidi per questo ruolo importante? Curiosità per chi ci segue.
l'agenzia che segue la nostra comunicazione strategica, che è la stessa agenzia che seguì la campagna elettorale di Orlando nel 2012, uh-huh. Proprio perché è segno dell'evoluzione anche del tempo. Noi riteniamo che sia importante comunicare quello che stiamo facendo, ma crediamo che sia altrettanto importante però stare in mezzo alla strada insieme alle persone. Noi in questi mesi non ci siamo risparmiati in energie e in incontri, abbiamo incontrato circa 50.000 palermitani, dai mercati ai posti di lavoro, alle borgate, e crediamo che la comunicazione primaria sia quella fra persone, parlarsi, guardarsi negli occhi, ascoltarsi, controbattere, anche se è il caso, perché non è che è una cosa facile costruire un progetto condiviso per la città, ma noi tutto questo non lo affidiamo ai social o ai mezzi di comunicazione digitali come fanno altre forze. Noi per davvero stiamo col sole, con la pioggia in mezzo alla strada, e pensiamo che l'unico modo di cambiare le cose sia quello di far comunicare fra di loro i palermitani. Fabrizio, proprio la polemica innescata con il Partito Democratico insomma, ha portato questa voce a dire che il Partito Democratico si unirà, insomma, per dare forza a Leoluca Orlando. Ti spaventa questa cordata numerosa di voti, perché poi si vince anche grazie ai voti, diciamo, gli orlandiani, quelli che seguono Orlando da tanto tempo, quindi poi il fronte PD, se si unisce, può fare veramente paura uno come te, che comunque sta operando bene, ha incontrato 50.000 palermitani, ma dico, parliamo sempre di voti che servono, Sì, Vincenzo, ti ringrazio anche per la domanda, perché mi dai l'opportunità anche di approfondire. Intanto la mia fuoriuscita al Partito Democratico è un atto dovuto ed è un atto conseguenziale alle mie azioni ed un atto di coerenza. È scaduta la tessera a dicembre, io non ho strappato la tessera perché non rinnego nulla del mio percorso, perché ho trovato anche importanti compagni di viaggio durante questi mesi, ma io sono il candidato sindaco di tutti i palermitani che vorranno sostenermi, dal centrodestra al centrosinistra ai grillini delusi. Dopodiché io ho imparato una cosa, che le persone chiaramente hanno bisogno di progetti chiari e non di contraddizioni. In quell'armata Brancaleone di cui tu parlavi ci sono tante contraddizioni, ci sono le contraddizioni di un governatore della regione siciliana insieme ai suoi assessori, Cracolici e compagni, che probabilmente stanno con Orlando e insieme a Orlando porteranno chiaramente le contraddizioni di un'altra amministrazione, che è l'amministrazione comunale di Orlando, di Catania, dell'Amarano. Staranno insieme, i palermitani in un botto solo potranno esprimere il proprio giudizio sul governo regionale e sul governo della città, per cui se vorranno voltare pagina sapranno in un blocco dove stanno gli avversari e dall'altra parte dove sta l'alternativa. Anzi, a me fa molto piacere che si siano tutti compattati in un unico blocco in maniera tale da poter fare chiarezza e da spazzarli via. Le contraddizioni stanno a loro e io credo che ormai ci siano tanti generali senza truppe. Una cosa è lo spostamento dei generali, una cosa è il sentimento dell'elettorato. C'è molto elettorato, anche ex orlandiano del Partito Democratico, che non ritiene più quella proposta politica come una proposta valida. Tu ti senti un generale? Invece tu sei uno. No, io mi sento un lottatore sicuramente, voi ne avete un'altra in trasmissione, sì. Come vedete i volti e le persone che ci stanno accanto hanno la faccia della Palermo, di persone che vogliono crescere qui i propri figli, che sono magari giovani come noi, ma che non per questo non hanno esperienza e non per questo non si sono prese responsabilità nella vita. Isabella ha un bambino di 4 anni, io Bruna di 4, viviamo e lavoriamo in questa città e vogliamo crescere qui i nostri figli. E abbiamo capito che non possiamo delegare il nostro futuro agli Orlando, ai Catania, ai Cracolici di turno. E in politica non esistono le sommatorie, in politica esistono i progetti. Forze politiche non omogenee, con contraddizioni, non sommano il proprio consenso, anzi forse lo perdono. E questo ce l'ha dimostrato il referendum costituzionale, una grande corazzata che si mette insieme eppure viene travolta dal sentimento delle persone che invece ti chiede altro. Quindi stiano insieme, spiegheranno loro al proprio elettorato e sarà anche divertente, sai, perché io ho imparato rispetto al 2012 che le contraddizioni vanno sciolte, ma nel 2012 io vi ricordo che Orlando si candidò proprio contro il Partito Democratico, contro Cracolici, contro Crocetta, che in quella stagione sostenevano me. Oggi fa sorridere
che io ho imparato a mie spese, ho preso le distanze dando con fatti eclatanti un segnale chiaro alla cittadinanza. Oggi fa sorridere vederli insieme, sarà interessante vedere qualche radical chic dalla pancia piena, come lo chiamo io, e commentatore di blog solitari, come dovrà spiegare al proprio mondo questa alleanza. E allora, Fabrizio, prima di salutarci volevo scambiare proprio qualche battuta insieme a Isabella, che vuole caricare il suo leader, solitamente il leader che carica i suoi. No, ma infatti lui è già abbastanza carico. Come vedi, di prima mattina già lavoro ed è pronto ad affrontare qualsiasi tipo di discorso e di confronto, come già accennato anche ieri. Guarda, io conosco Fabrizio da molti anni, siamo tutti quasi coetanei, tutti qua, voglio dire, non è che ci distacchiamo di poco, credo, quindi lo conosco. Stiamo invecchiando insieme. Tra l'altro lo conosco, veramente un bravo ragazzo. Tutti quanti siamo curiosi, gli addetti ai lavori, anche chi fa il mio lavoro, di capire un eventuale cambio anche psicologico, forse anche fisico, se va in porto questa tua missione, quella di diventare sindaco. Quindi siamo curiosi anche di capire se ci sarà una metamorfosi. Ma ci sarà. Ci sarà, immagino, ci sarà. Necessariamente. Però siamo curiosi di capire i cambiamenti dell'uomo, della persona Ferrandelli, se ovviamente diventerai sindaco. Stiamo lì a controllare, eh? Va bene? Grazie Vincenzo, e credo che sia lo stroma più grande, cioè sapere che c'è una collettività che controlla il tuo operato. Ecco, se mi posso permettere, anche in chiusura, è molto importante questa dimensione dell'uomo. E io ti devo dire, è molto bello, io da quasi 2 anni ormai non ho più un incarico pubblico, sono ritornato alla mia vita, ma continuo chiaramente a trovare il tempo per impegnarmi con grandi sacrifici per cambiare questa città. Ma sono uno di quelli che chiaramente ha gestito situazioni pubbliche, sono stato consigliere comunale, sono stato parlamentare regionale. La cosa che più mi piace è che nessuno di noi ha mai perso quell'umanità e quello scopo primario. Si può ritornare alla propria vita senza farsi corrompere dagli allori dei palazzi o dalle comodità dei palazzi, si può ritornare alla propria vita se si pensa di stare tradendo il proprio elettorato. Quindi io questa lezione l'ho imparata e me la porto appresso, e spero che anche i palermitani questo me ne daranno atto. Grazie a Fabrizio Ferrandelli, buon lavoro, visto che sei in banca, insomma, quindi continua la tua giornata lavorativa e tutto quello che anche a tutti. Ciao Fabri, ciao. Allora, cara Isabella, prima di salutarci, qualche parolina ancora per quelli che non vi conoscono bene. Voi siete dei ragazzi che arrivate da diverse situazioni lavorativi. Sì, ma siete anche ragazzi e non solo, nel senso che noi crediamo molto nell'esperienza. Non è che la nuova gioventù adesso si butta in campo e fa chissà che cosa. Noi abbiamo bisogno di persone che sono già nel settore o che comunque hanno esperienza anche nei vari settori, che ci guidino. Però persone, voglio dire, che posso farti una domanda? Strano, me ne fate poche, pochissime. Dico, ovviamente c'è una squadra di governo che si deve formare, non sarà in questo momento, non sono Vespa che venite qua a dire magari cosa farete, qualcuno l'ha fatto, però non sarai tu magari stamattina a dirmi cosa farai nella squadra di governo di Ferrandelli qualora Ferrandelli venisse eletto. C'è però, sto cercando di arrivarci da un'altra maniera, c'è un sogno da parte tua, ne avete già parlato con Fabrizio, che ti piacerebbe fare all'interno della squadra di governo della città di Fabrizio Ferrandelli, se mi puoi rispondere. Della serie cosa ti piacerebbe fare da grande? Praticamente, ecco. Allora, ne avete parlato già, voglio dire, ecco, ci ma sono rami di competenza? No, allora, noi all'interno del movimento sicuramente questa è una fase dove stiamo cercando di individuare, dico stiamo perché noi siamo un gruppo in realtà, dove Fabrizio è il leader, quindi Fabrizio non è solo, Fabrizio ha la gran parte dei cittadini palermitani e lo dimostreranno alle elezioni, ma anche un solido gruppo dietro di sé, dico, che lo segue da anni, e quindi stiamo individuando le persone adatte sicuramente per queste elezioni. All'interno abbiamo davvero tante figure professionali, quindi vedrete. Vedremo, quindi non si sbilanciano, anche perché alla prova delle elezioni ci andranno tutti quanti, o comunque buona parte la squadra andrà a prendere, insomma, anche. Ma guarda, il banco di prova più arduo sarà amministrare. Sicuramente.
Quindi quella è veramente la prova del 9. Eh sì, avere anche numericamente è importante, insomma, vincere è come vincere le elezioni. Sì, però ecco, ritornando all'aspetto umano di cui parlava Fabrizio, le persone non sono solo numeri. Quindi non è che adesso, come siamo abituati, inizia la campagna elettorale, quindi adesso tutti ci interessiamo. Noi è già da anni che siamo sul territorio e faremo adesso né più né meno quello che diventeranno ancora più duri. Abbiamo fatto. Perché ovviamente insieme alla vostra formazione tutti gli altri scenderanno in campo con... Ma noi siamo coraggiosi. E quindi, insomma, non avete assolutamente paura. Ma se abbiamo qualsiasi paura, la affrontiamo sicuramente, ma di certo non abbiamo paura di altre fazioni politiche. Le osserviamo perché qualsiasi cittadino ci interessiamo dei cambiamenti politici. Sarà curioso anche capire i toni, come diventeranno da qui a maggio, e anche capire se questa diplomazia stamattina di Isabella Cacciatore continuerà anche a ridosso delle elezioni di maggio, se i toni di rispetto ci saranno sempre. Beh, anche dal punto di vista verbale, insomma, ma noi dobbiamo dare l'esempio, ma io anche da genitore devo dare l'esempio a mio figlio, no? Così tu nel tuo mondo lavorativo, sì, in famiglia, quindi in qualsiasi ambito bisogna sempre avere rispetto. Grazie a Isabella Cacciatore, questa donna che rappresenta insieme a molte altre donne i coraggiosi di Ferrandelli. Grazie per essere stata qua, per aver inaugurato la mattina. Tra poco intanto l'oroscopo del giorno, poi abbiamo una telefonica di qualche minuto con un sindaco in provincia di Messina e poi il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo per parlare di problemi legati alla sicurezza dei medici, che in questi giorni se ne sta parlando tanto, proprio delle aggressioni. Tra l'altro altre notizie riguardano aggressioni al pronto soccorso Villa Sofia qui a Palermo. Vedremo delle immagini shock di questo inizio anno che hanno riguardato invece l'aggressione. Pensate, 9 persone che sono partite per questa spedizione punitiva sono arrivate all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania al pronto soccorso per andare a picchiare un medico. Ci sono riusciti e sono ritornati dalla porta dove erano entrati 9 persone. Come è possibile? Non lo so. Tra poco torniamo, state con noi. Segno per segno, l'oroscopo del giorno. Ben ritrovati, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete, la luna vi consiglia come sempre di non restare troppo legati al passato, perché non è il passato che vi può rendere felici. Se non ha funzionato prima, infatti non funzionerà neanche adesso. Toro, l'importante sarà essere chiari e limpidi fin dall'inizio, in modo tale che non possano in un futuro rinfacciarvi i vostri atteggiamenti. Meglio soffrire adesso più che andare avanti con le menzogne. Gemelli, la riuscita di questa giornata dipenderà tutta da voi e da quanto riuscirete a sfruttare le vostre capacità. Le potenzialità ci sono, ma il modo di metterle in pratica sarà cruciale ai fini del vostro piano. Cancro, la vostra vanità potrebbe esservi di ostacolo per comunicare con le persone che vi conoscono meglio di chiunque altro e che comunque non si lasceranno mai affascinare. Vergine, soprattutto se non riguardano voi in prima persona e chi vi ha confidato a sua volta i propri segreti è una persona a cui dite di essere amiche, fate attenzione, non è un bel modo di comportarsi. Bilancia, la vostra reputazione va salvaguardata e non potete permettere che gli altri si facciano un'opinione sbagliata di voi. Non è da voi infatti voler necessariamente essere al centro dell'attenzione. Per gli amici dello Scorpione, vediamo che non tutti sopporteranno la vostra spocchiosità, in particolare la vostra puzza sotto il naso, acquisita poi non si sa dove. Tornate ad essere delle persone generose, come eravate un tempo. Sagittario, forse è il momento di premiare chi da tempo vi rispetta e spera nei vostri risultati. Non abbiate timore di ringraziare, non è da voi nascondere la riconoscenza. Un affetto sincero oggi pervaderà il vostro mondo. Capricorno, dovete prevenire alcune situazioni e solo giocando d'astuzia potreste farcela. Vedrete che i nostri consigli vi torneranno utili nel momento del bisogno. Acquario, la creatività solitamente è una qualità che vi appartiene, ma forse non è la giornata più adatta a metterla a frutto. Ed è per questo motivo che sarà meglio evitare questo tipo di approccio con le persone che intorno a voi non vogliono altro se non che movimentiate le loro giornate. Pesci, siate gentili nei confronti di coloro che vorrebbero solo una parola di sostegno e di comprensione. Cercate di trovare una via di mezzo nei comportamenti da adottare. Anche per oggi è tutto con il nostro oroscopo, ci risentiamo domani.
Siamo sul finale di questa prima parte di Mattino On Air, tra poco l'edizione, la prima del GR Med insieme a Luca Salerno. Questa mattina invece sappiamo le cartoline siciliane di questa weekend della Befana sono state caratterizzate da immagini come questa, ad esempio, che vedete dietro le mie spalle. Ringrazio la regia, ecco, che ve la propone a grande schermo. Questa è una bellissima immagine di Montalbano e Licona, ce ne sono altre del servizio naturalmente, in questo caso, che abbiamo letto da In Cammino Web, dove si parla di richieste da parte del sindaco di Montalbano e Licona proprio per la situazione di neve caduta nella sua cittadina. Insomma, una situazione che ha portato emergenza in quel comune della provincia di Messina, e visto che noi siamo in buonissimi rapporti con il borgo più bello d'Italia 2015, ieri sera ci siamo fatti una chiacchierata, abbiamo detto: perché non sentirlo stamattina, visto che ha ricevuto i complimenti della prefettura. Buongiorno a Filippo Taranto, sindaco di Montalbano e Licona. Buongiorno, buongiorno a te. Filippo, come stai? Potevo stare anche un po' meglio, che ancora siamo sommersi dalla neve. Ancora siete sommersi? Ecco. Sì, ancora sono sommersi, perché continua ancora a nevicare. Noi ci siamo sentiti ieri sera, nelle ore notturne sono caduti fiocchi di neve, sono ancora caduti fiocchi di neve, in misura minore, ma sono caduti fiocchi di neve. Sono caduti fiocchi di neve. Ancora il paese coperto da questa coltre di neve, che è abbastanza, anche circa un metro di neve. Circa un metro di neve in alcune parti del paese, quindi il fatto che Montalbano e Licona e alcuni comuni limitrofi, tra l'altro, se mi puoi dare, anche se hai la possibilità di darmi la situazione dei comuni vicino a Montalbano, com'è la situazione lì in quella parte? Noi abbiamo chiaramente Floresta, Ucria. Floresta è il comune più alto della Sicilia, Ucria, anche Tripi, Basico, sono paesi comunque di Brisi, San Piero Patti. Sono paesi che hanno subito il nostro stesso disagio. Praticamente siamo rimasti bloccati per giorni interi e abbiamo dovuto, con i nostri mezzi, cercare di sopperire ai disagi, perché di fatto siamo stati abbandonati un po' dalle istituzioni superiori a noi. Ecco, a te, sindaco di Montalbano, sono arrivati anche i complimenti della prefettura, lo voglio dire, perché io ho avuto un contatto della prefettura, e ci ho detto che in qualche modo abbiamo saputo sopperire ai disagi nell'immediatezza, con i nostri mezzi, con i nostri operai, con i volontari. Io ho avuto un gruppo di giovani, che voglio sottolineare, circa 30 giovani, che ogni giorno saranno gli anziani a casa a portare il farmaco, cioè a portare il pane, ciò che è necessario per vivere il quotidiano. Ecco, Filippo, mi risulta che in alcuni comuni, poi parlando ho un collega che arriva da Troina, il nostro operatore Luigi Vitale, che mi dice che l'esercito... Noi abbiamo chiesto anche l'intervento dell'esercito, però ancora non abbiamo avuto nessun riscontro. Perché non so se in qualche comune siciliano è già arrivato l'esercito, comunque uomini... Penso che in qualche comune, non so bene, probabilmente. In questo momento la crisi, diciamo che un po' la situazione è un po' migliorata, ora, perché il Montalbano è di nuovo collegato con i paesi con l'autostrada, quindi i collegamenti ora sono stati ripristinati. Però abbiamo avuto soprattutto anche delle emergenze sanitarie. Noi abbiamo dovuto trasportare dializzati con un 4x4, oppure un vecchietto caduto, ha avuto una frattura del femore, abbiamo dovuto trasportare con la macchina dei carabinieri fino a Falcone e poi di l'ambulanza al 118. Questa è la situazione attuale che viviamo. Allora, la situazione attuale che noi monitoreremo, insieme anche alla redazione, per quanto riguarda quella zona dell'isola. Quindi mi stai dicendo che alle 8 del mattino sta nevicando e avete in questo momento non più, però durante le ore notturne si è continuato a nevicare. Hai dei bollettini che vi sono arrivati per le prossime ore? Sì, mi dicevano, sono anche un collegamento con la protezione civile, anche con l'ingegnere Forte, che di fatto ci è stato molto vicino, anche dandoci anche dei consigli come comportarci. Fino a venerdì ancora si prevedono delle nevicate. Da venerdì la temperatura dovrebbe aumentare.
Ho capito, va bene. Allora, Filippo, sai che almeno a Palermo ci siamo noi come punto di riferimento. In qualsiasi caso, non esitare a contattarci. Un abbraccio, Filippo. Grazie, grazie della vostra attenzione e dei vostri confronti. Grazie. Grazie a Filippo Taranto. Eravamo collegati con Montalbano e Licona. Noi siamo pronti invece subito per scoprire tutte le altre news di Primo Mattino con Luca Salerno e quindi il GR Med. Tra pochissimo torniamo. GR Med, l'informazione di Radio Med. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del GR Med. Partiamo subito con la cronaca, perché erano specializzati in rapine, in gioiellerie, in abitazioni e in ville. La polizia di Catania ha così eseguito 11 misure cautelari per altrettanti indagati. La banda avrebbe preso di mira in particolare anziani usando modalità violente per compiere le rapine. Occupiamoci adesso anche noi del maltempo. Mezzi spazzaneve ancora al lavoro su molte strade siciliane. Restano in particolare alcune situazioni critiche, ad esempio la chiusura della statale 113 e della 185. Vale la pena ricordare che alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole anche oggi, in particolare a Enna la situazione resta difficile. Per quanto riguarda le previsioni, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di oggi, con temperature stabili fra i 3 e i 9 gradi. Ha trascorso la sua prima notte in carcere il 25enne accusato di aver dato fuoco alla sua ex fidanzata domenica scorsa a Messina. La ragazza ha riportato ustioni sul 13% del corpo. Le sue condizioni, dicono i medici, non sono comunque gravi. Nonostante l'aggressore si sia costituito e nonostante le prove all'apparenza schiaccianti, la donna aggredita difende il suo ex fidanzato. Non è stato lui addetto alla polizia. Occupiamoci adesso di incidenti stradali a Palermo, perché un ventenne è morto in uno scontro avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 in via Salemi. Siamo nel quartiere Brancaccio. Il motorino elettrico guidato dalla vittima si è scontrato frontalmente con un'automobile. Sul posto è arrivata la polizia municipale. Ricordiamo che in questi giorni, sempre a Palermo, sono morte altre due persone. Si tratta di un 50enne e un 17enne, entrambi coinvolti proprio in incidenti stradali. Salvo l'ospedale Giglio di Cefalù, stop al progetto degli ospedali di comunità, che avrebbero avuto solo riabilitazione e lungodegenza, e la riproposizione degli ospedali riuniti con le strutture che mantengono la propria autonomia. Sono queste in breve le linee guida del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che è stato presentato all'assessore Gucciardi, un piano che è ancora in fase di lavorazione e che dovrà ottenere l'approvazione del Ministero. Chiudiamo con la politica, parliamo del Movimento 5 Stelle, perché ieri sera al Cinema De Seta di Palermo si è tenuta la cosiddetta graticola, un dibattito con i candidati sindaco più votati del Movimento, che hanno risposto alle domande degli attivisti 5 Stelle e non solo. Noi per il momento ci fermiamo qui, l'informazione del GR Med torna tra mezz'ora. A te, Vincenzo. GR Med, l'informazione di Radio Med. Rieccoci ancora in studio per continuare la nostra diretta mattutina e adesso siamo pronti per presentarvi il prossimo ospite. Parliamo con il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, appunto, di Palermo e appunto provincia. Abbiamo il dottore Merlino. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, intanto, notizia che non c'entra nulla, traffico intenso, ci dice anche il nostro dottore, che è un po' oggi, come dire, del CIS Viaggiare Informati, su via Belgio piuttosto intasata stamattina, sì, per arrivare al nostro studio. Bloccata. Allora, tra le notizie che circolano invece in queste ultime 24-48 ore c'è una notizia come questa che dice: medici e infermieri in ospedale come in trincea, un'aggressione ogni 15 giorni. Ci sono ovviamente sindacati, associazioni a tutela dei lavoratori parlano di questa emergenza e chiedono alla politica di scendere in campo, direi allo Stato centrale. Qua ci sono interventi importanti da fare. Il sottosegretario ad esempio alla sanità Faraone dice: useremo ogni strumento utile a loro difesa, visto le situazioni che riguardano soprattutto la nostra regione, di tante notizie che arrivano dei pronti soccorsi, ma non solo. Dottore, voi come Ordine dei Medici come state affrontando questa situazione? Innanzitutto totale, assoluta vicinanza ai colleghi vittime di atti di barbarie,
sono atti criminali, e bisogna sottolineare questo, perché poi ormai tutto diventa quasi, viene sciolto nel flusso delle informazioni, e quindi anche un medico aggredito diventa quasi una notizia come le altre. Sono atti particolarmente gravi e abietti, perché vanno a colpire persone che per ruolo, per vocazione, per professione si danno agli altri, e quando questi altri, invece di accettare l'aiuto che viene loro dato, quasi, non tutti chiaramente, si rivoltono contro, e si rimane veramente scioccati e allibiti. E quando parliamo di sicurezza, soprattutto in questi ambienti, intanto dietro le nostre spalle scorre un servizio del telegiornale riguardante proprio un'aggressione al pronto soccorso, il racconto di un medico di Villa Sofia, questo per raccontarvi un po' la cronaca degli ultimi giorni che hanno interessato uno degli ospedali, ma non è il solo, della nostra città. Ospedali importanti, ospedali grandi, pronto soccorso che sono imponenti anche dal punto di vista di numeri, ma come si gestisce la sicurezza in questi importanti apparati? Intanto la sicurezza, dico, non vorrei dimenticare anche i colleghi della continuità assistenziale, assolutamente. La cosiddetta guardia medica, per farci comprendere un po' dai telespettatori, perché anche lì ci sono situazioni di grandissimo disagio, anche lì i colleghi sono spesso vittima di aggressioni e sono anche in contesti di assoluto isolamento, perché spesso appunto le guardie mediche, come tutti coloro che sono afferite a una di esse sa, sono spesso in zone isolate, senza nessun collegamento. E cosa fa l'ordine? Oltre alla solidarietà, che chiaramente è dovuta, ma da un certo punto di vista poco produttiva, perché è un atto così formale, siamo sempre attivi presso i tavoli a fianco delle altre istituzioni che in qualche modo sono titolari di questo impegno, e quindi la prefettura, le forze dell'ordine, per stimolare e vedere le migliori realizzazioni. Il presidente Amato è stato l'anno scorso in prefettura, per esempio, per mettere a punto un piano di comunicazione diretta fra i colleghi delle guardie mediche, appunto nei posti più isolati, con le forze dell'ordine diretto in caso di aggressione. E sui pronto soccorsi qui sono situazioni... Senta, guardi, prima di entrare col pronto soccorso e poi esprime quello che stava dicendo, lei, io penso che ha visto questo filmato. Allora, lo facciamo vedere per tutti quelli che ancora non lo hanno visto. Qua siamo al Vittorio Emanuele di Catania, vedete quei signori che stanno entrando, sono credo 9 o 10, ma 9 persone, stanno entrando in un pronto soccorso, uno squadrone, ecco, qua si apre la porta come se fosse casa loro, chi controlla, ecco qua, intanto ecco, prego entrate, accomodatevi pure, ci sono 9 persone, ovviamente vedete anche dal passo intenzionati, non benissimo, aprono un'altra porta, stanno cercando, intanto lì vediamo ci sono altre persone che stanno guardando queste scene, stanno cercando un medico. Cioè, loro sono entrati intenzionati a ecco qua, loro vanno, hanno a quanto pare individuato la porta del medico, ci sono immagini dell'ospedale che stanno circolando in vari siti, e qua stanno cercando il medico per, credo, ammazzarlo a legnate. A quanto pare entrano tutti, nessuno rimane fuori, entrano tutti questi 9 delinquenti, perché di questo si tratta, mentre ecco qua, e qua a quanto pare sono usciti dopo aver fatto quello che hanno fatto, riescono, riaprono la porta e se ne vanno a casa. Qualcuno comunque comincia a capire, credo la signora comincia a capire quello che stava succedendo, richiude la porta, ma ancora la spedizione è in parte lì, quindi riapre la porta e se ne tornano via. La signora va e richiude la porta, ma il danno è stato fatto. Com'è possibile vedere 9 persone che entrano in un pronto soccorso e massacrano un medico? Soltanto shock, sono rimanere allibiti, amareggiati, non ci sono parole per descrivere queste scene. Intanto questa è una scena di pura violenza in stile mafioso. Questa non è l'aggressione di un paziente esasperato dai turni infiniti o dall'attesa.
questo è un raid. Ebbene, dire che a quanto pare tutto sia nato dal fatto che il medico si fosse rifiutato di fornire le generalità di una paziente rimasta coinvolta in un incidente. Sì. Quindi, come vedete, i motivi più futili, lui stava, non ha fatto altro che il suo dovere, ha tutelato una sua paziente, una paziente che era ferita al pronto soccorso, e il risultato è stato questo. È frutto di una barbarie dei tempi indicibile, cioè non ci sono veramente parole. Rispetto al passato, meno rispetto nei confronti di chi fa il vostro lavoro? Ma sicuramente sì, proprio... Ieri è morto un grande filosofo, Zygmunt Bauman, il filosofo della società liquida, appunto in questa liquidità della società in cui tutto si perde e si dissolve, a differenza di una solidità di una società. Anche il medico è visto come, non come una figura di qualcuno, un professionista che in qualche modo, appunto ribadisco, fa della sua vita quella di preoccuparsi degli altri e curare gli altri, no, è un erogatore di servizi, di funzioni, appunto dalla società dei produttori alla società dei consumatori, diceva Bauman, e noi quindi consumiamo salute. Quando andiamo in un pronto soccorso trattiamo il medico come se fosse una macchinetta erogatrice di bibite o di merendine, scontrandoci, che se non funziona le si dà il colpo per cercare di farla funzionare. Dico, non ha senso. Dico, adesso noi siamo questa mattina in difesa dei medici che spesso aggrediti. Mi permetto, sì, dei medici, ma anche dei pazienti. Cioè, assicurare la sicurezza dei pronto soccorsi non, certo, è soltanto quella di assicurare la sicurezza dei medici, ma anche quella dei pazienti che sono lì in attesa di farsi visitare, di farsi curare. Dico, è un'azione prioritaria non solo per i medici, ma per tutti coloro che afferiscono in un pronto soccorso, che sicuramente nella stragrande maggioranza sono persone che soffrono, che hanno bisogno di assistenza e che hanno bisogno delle migliori condizioni di tranquillità e serenità per essere assistite al meglio. Ecco, io penso che in questi mesi si è parlato moltissimo della riorganizzazione della sanità siciliana, adesso in queste ultime ore c'è una sorta quasi di marcia indietro, possiamo stare più tranquilli perché a quanto pare l'assessore alla sanità fatto un po' di passi indietro rispetto a eventuale togliere dei posti alla nostra sanità, anzi non dovrebbe toccarsi assolutamente nulla, così, almeno non lo so, che le notizie che giungono a voi, però sembra che non ci sia questo smantellamento previsto della nostra sanità pubblica. Nella riorganizzazione bisogna comunque mettere un sistema pronto soccorso da migliorare, indubbiamente fare più filtro, più sicurezza e quant'altro. Prego, dottore. Sì, anche qui sembra che appunto nella bozza di piano del nostro assessore, che dovrebbe essere la sua prima vera bozza, diciamo, rispetto a quelle, alle altre che in parte sono state ereditate, non si parla di chiusure ma eventualmente di ricondizionamenti. Dico, e anche qua finalmente potrà essere il primo passo verso alla stabilizzazione dei precari, perché sempre in linea con il nostro argomento di questa mattina, cioè quella dei pronto soccorsi, nei pronto soccorsi noi troviamo dei colleghi che non solo rischiano un'aggressione fisica ma sono vittime di un altro sistema, cioè il sistema del sottodimensionamento degli organici. Sono colleghi che lavorano da soli, turni massacranti, e spesso sono anche dei precari, cioè non hanno un contratto a tempo indeterminato. Con questa riorganizzazione, che se Roma approverà, si darà lo sblocco alle nuove assunzioni, quindi in qualche modo a colleghi che non solo rischiano un'aggressione fisica ma sono vittime di un altro sistema, cioè il sistema del sottodimensionamento degli organici. Sono colleghi che lavorano da soli, turni massacranti, e spesso sono anche dei precari, cioè non hanno un contratto a tempo indeterminato. Con questa riorganizzazione, che se Roma approverà, si darà lo sblocco alle nuove assunzioni, quindi in qualche modo anche a una sistemazione dal punto di vista dell'organico, delle strutture, degli ospedali, ma anche dei pronto soccorsi. Bene, dottore, per quanto riguarda l'ordine, ci sono altre comunicazioni che questa mattina voleva esternarci, che stanno a cuore a voi, visto che abbiamo toccato sicurezza, pronto soccorso, insomma riorganizzazione, sono alcuni punti importanti, se ce ne sono altri questa mattina per non andare via. Credo che l'argomento più d'attualità sia esolo un pochino
dal tema centrale, che è quello della meningite. Io mi sento di rassicurare i cittadini. Ha fatto bene a toccarlo, però. In Italia, in Sicilia, non c'è un'emergenza meningite. I casi segnalati sono quelli normalmente descritti. Non abbiamo nessun tipo di rischio. Sicuramente la vaccinazione va fatta nelle condizioni indicate, ma senza ansie, senza arresti, senza code nei centri vaccinali. Ecco, però un po' di psicosi si è sviluppata attorno alla meningite. Qualcuno sicuramente avrà provocato questa sorta di psicosi agli italiani. Dico, non siamo... No, io... Lei fa bene, bisogna precisare, perché quando... Sembra sempre che le istituzioni o che chi sta dietro i microfoni tende in qualche modo a celare. In Italia c'è sicuramente un problema in Toscana, in alcune zone della Toscana, e per un particolare ceppo di meningite, che è quello C. Lì ancora non si è capito cosa stia succedendo e cosa sia successo, ma la situazione dura da 2-3 anni. Chiaramente poi, ritorniamo alla società liquida, quando la notizia viene presa e ripresa, ogni caso diventa il caso con la C maiuscola. Noi abbiamo avuto, se non sbaglio, qualche giorno fa un caso all'ospedale Cervello, sì, di una signora anziana, ma che non era, infatti, perché la meningite, che è un'infiammazione delle meningi, le membrane che avvolgono il cervello e l'ospedale, ha varie cause, alcune infettive trasmissibili, altre che non sono assolutamente trasmissibili. In questo caso quel caso non lo era, per esempio. Poi ovviamente ormai ogni caso fa notizia, appunto. E quindi viene ripreso come tale e si crea questa sorta di, ormai è come se c'è il contagio, ma non è così, perché l'Istituto Superiore di Sanità, insomma tutti gli organi preposti, le ASP, hanno detto assolutamente non c'è questo rischio, e non vedo il motivo di dire il contrario nell'eventualità. Ma basta andare a prendere i numeri, si va su internet, si vede i casi di meningite segnalati in Italia, si vedono gli anni e si può confrontarci. Chiunque può rendersi conto che non c'è nessuna volontà di coprire o nascondere alcunché. Ecco, il caso della regione Toscana è un caso diverso, perché lì da qualche anno ci sono sicuramente dei casi numericamente superiori rispetto al resto d'Italia. Infatti nei tavoli spesso si siede sempre anche qualcuno della regione Toscana, proprio perché, come dire, la regione un po' che fa da lume ai casi di meningite italiani. Sì, infatti là è un caso tipicamente toscano, non nemmeno di tutta la regione, ma di tre zone della regione toscana, che appunto da un lato è stata già avviata una massiccia campagna di vaccinazioni, dall'altro si stanno studiando i fenomeni della diffusione di questo particolare ceppo, che appunto di cui ancora a oggi non si comprende il motivo. E abbiamo avuto il piacere questa mattina di conoscere il vicepresidente qui da noi, ovviamente in diretta, dell'Ordine dei Medici di Palermo e Provincia. Saluto anche Toti Amado, che avremo modo di ospitare prossimamente per delle questioni, soprattutto perché noi come trasmissione siamo vicini ai medici, che ogni giorno veramente si mettono a disposizione degli utenti per salvare anche delle vite. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo pronti per vedere invece le classifiche, la classifica di oggi, poi torniamo ancora a parlare di previsioni del tempo per la giornata di oggi. Eccoci qua, mi sono rimesso le cuffie proprio per cercare di sentire bene. Noi siamo pronti per continuare questa parte che poi ci separa dalla seconda edizione del GR Med. Poi avremo invece studio un musicista, chitarrista palermitano, che parte in quel di Roma per un evento che tra poco vi diremo. A proposito, quindi... del musicista, sì. Era il mio sogno, caro Vincenzo. Quale? Serenata. La serenata. In questo momento te la faccio pure sentire. Sì. Prego, maestro. Ma prego, maestro, cosa? Prego, prego, prego. Prego. Che fai? Ecco la serenata. Se per me. Proprio per, no, per me. Vale per te. Per sì, me. Ma blocca serenata, perché dopo la facciamo in studio. Blocchiamo la serenata. Ecco qua, stop, grazie. Stop, freeze. Allora, noi siamo pronti. Adesso, dopo la serenata, c'è la telefonata. Abbiamo Isaac in Braguglio. Buongiorno, Isaac. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, ritorna, noi ci siamo naturalmente separati, non alla nascita, ma ci siamo separati tempo fa per quanto riguarda le previsioni che nelle prime edizioni di TRM Mattino mi davi, giusto? Sì, esattamente. Ti ricordi?
Sì, certo, ne, anche era costante, ricordo. Né passata di acqua sotto i canali. Allora, intanto c'è molta acqua, soprattutto grandinate, direi. Com'è la situazione? Tu rappresenti Meteo Palermo, naturalmente. La situazione per le prossime ore, io stavo dando una controllata, mi piace, mi appassiona un po' le cartine che voi anche nel vostro sito mettete, riguardante un po' le previsioni delle prossime ore. Questa è un'evoluzione da oggi, martedì 10 gennaio, con questo vortice polare che ritorna verso le nostre parti, Isaac? Allora, diciamo intanto la giornata per oggi sarà all'insegna delle nuvole principalmente, con possibilità di pioggia, anzi probabile pioggia dal pomeriggio sera a partire dal Trapanese, quindi arriverà il maltempo da ovest e investirà principalmente appunto Agrigentino, Ennese, Nisseno, quindi noi saremo parzialmente toccati da questo leggeramento. Avremo quindi delle piogge comunque nel pomeriggio sera. Per quanto riguarda il gelo, come mi chiedevi, le temperature proprio a partire da oggi tenderanno a risalire, quindi la quota neve non è più bassa come lo era giorno 7, giorno 8, quando fece davvero freddo in città. Quindi una quota neve che abbiamo, che abbiamo posizionata dove nelle prossime ore? Dai 1000 ai 1200 metri. Io dicevo stamattina 800 metri, ma a quanto pare. Sì, stamattina erano 800, sì, stamattina sì, però adesso va a risalire. Quindi in mattinata magari la possiamo mantenere sugli 800, quindi con le fioccate su in montagna 800. Ecco, ci siamo, Isaac, ci siamo un attimino un po' concentrati su questo periodo perché sono cadute delle nevicate, come dire, abbastanza corpose. Forse sono andate al di là anche di quello che si poteva prevedere, perché in molti comuni gente anche più anziana ha detto: io nevicate così non me ne ricordavo, cioè non ne ho viste mai. Possibile che c'è stata comunque questa ondata eccezionale, non solo in Sicilia ma credo anche in buona parte del meridione, in Puglia anche. Sì, è possibile, perché comunque andando a guardare le cartine di giorno 7 ci sono state davvero temperature fredde, anche molto fredde, soprattutto appunto come detto tu in quella zona. Qui abbiamo avuto accumuli di oltre un metro in alcune città, soprattutto in alcuni paesi, soprattutto nel Messinese, dove si sono raggiunte anche temperature gelide come Floresta, che ha raggiunto per esempio meno 5, meno 6, siamo a 1600 metri lì di altitudine. Quindi sono eventi rari, però non eccezionali, cioè sono cose che possono capitare, ecco. Allora possiamo dire, Isaac, possiamo dire che per la settimana che insomma prosegue non dovrebbero esserci, ti assumi la responsabilità ovviamente, se no poi ci risentiamo, di non nevicate di quel tipo lì, e se ci saranno nevicate comunque a quota 1200-1300. Allora, a mio parere, ne assumo la responsabilità, secondo quello che al momento sta nelle carte. Sì. Per giorno 14, per sabato mattina, sabato diciamo, la giornata di sabato, ci sarà un freddo abbastanza moderato con temperature in calo e nevicate a partire dai 1000 metri, 800-1000 metri, quindi diciamo che tornerà a scendere la quota, ma non ovviamente a livello diciamo della Befana. La zona siciliana più colpita quale potrebbe essere a questo ritorno? Faccio una domanda da $1 milioni, però è la zona siciliana più colpita, diciamo che comunque ti do la fascia tirrenica tutta, da Palermitano al Messinese. Va bene. Allora facciamo quindi... che ci risentiamo nell'eventualità, ci dovrebbero essere delle novità anche per insomma aggiornare il nostro pubblico, d'accordo? Sì, anche perché l'inverno è molto movimentato, con molti possibili colpi di scena, quindi è da seguire. Lo seguiremo insieme in questa parte quindi di inverno di gennaio. Io ti saluto, buona giornata Isaac, grazie a te. Meteo Palermo, un saluto a Meteo Palermo, sono appassionati straordinari. Esattamente. Va bene, ciao Isaac, buona giornata. Ciao. Noi siamo pronti per scoprire insieme a Luca Salerno con tutte le informazioni del TG Med, quindi con la redazione del TG Med che saluto, è arrivato il momento del GR Med, seconda edizione. GR Med, l'informazione di Radio Med.
Benvenuti a questo secondo appuntamento con la redazione del GR Med. È previsto per oggi un sopralluogo dell'AMAP a Scillato per capire se è possibile rimettere in funzione la diga che ormai ferma da 5 anni. Secondo quanto riporta il giornale di Sicilia, si sta infatti valutando questo intervento definito tampone per evitare la turnazione idrica, originariamente prevista il 3 gennaio ma poi slittata. Una nuova riunione che dovrebbe decidere in via definitiva sull'acqua a giorni alterni è prevista per la giornata di giovedì. Politica, sfida ridotta da 5 a 3 per le comunali del Movimento 5 Stelle. Dovranno scegliere il candidato sindaco del partito alle prossime amministrative a Palermo. Ieri al Cinema De Seta si è tenuta la cosiddetta graticola, un dibattito tra i più votati online durante la prima fase delle consultazioni. Su 5 però, dicevamo, si sono presentati in 3, uno di loro, Igor Gelarda, poliziotto, non ha ottenuto l'autorizzazione ma resta candidato. Un'altra, Franca Tiziana Di Pasquale, ha invece deciso di ritirarsi proprio ieri pomeriggio. Passiamo alla cronaca, perché erano specializzati in rapine in gioiellerie, abitazioni e ville. La polizia di Catania ha eseguito 11 misure cautelari all'alba di oggi per altrettanti indagati. La banda a quanto pare avrebbe preso di mira in particolare anziani usando modalità violente per compiere le rapine. Una conferenza stampa è prevista per questa mattina a Catania. Parliamo di incidenti stradali, perché un ventenne palermitano è morto ieri sera in via Salemi, nel rione Brancaccio. Il motorino elettrico sul quale viaggiava si è scontrato frontalmente con un'auto. Al momento non è nota l'identità. Ricordiamo che in questi giorni, sempre a Palermo, sono morte altre 2 persone ricoverate in ospedale dopo incidenti stradali. Si tratta di un 50enne e un 17enne. Torniamo anche noi a parlare di maltempo, questa volta non per temperature e previsioni ma per la viabilità. Sono infatti ancora in funzione mezzi spazzaneve in molte strade siciliane. Restano infatti alcune situazioni critiche, anche se migliora in molte parti della Sicilia, prendendo ad esempio la provincia di Palermo, secondo quanto fa sapere la prefettura, che proprio ieri in un vertice ha fatto il punto sulla situazione. Al momento tutte le strade del territorio della provincia sono percorribili. E chiudiamo con la viabilità, però questa volta a Palermo città. Segnaliamo in via Crispi la chiusura della carreggiata lato mare, causa lavori, possibili rallentamenti sempre per lavori anche in corso Pisani, in piazza Spinuzza. Infine incidente in via Ernesto Basile all'altezza di via Lodato, occhio anche qui ai rallentamenti. Infine la Polizia Municipale di Palermo ricorda che dalle 10.30 è prevista un'assemblea e l'appuntamento con il GR Med torna tra 20 minuti circa. A te Vincenzo. GR Med, l'informazione di Radio Med. Mattino Nair, ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9 in radiovisione su Radio Med 91.3 su TRM canale 13. Vi fa conoscere tanti personaggi, ci occupiamo di tutto, di politica, di cultura, di sport, di spettacolo, insomma veramente non ci facciamo mancare nulla. Siamo un po' quelli che vi aggiornano su quello che succede, ma anche un po' di approfondimento, di sano approfondimento lo facciamo, d'accordo? E noi siamo pronti anche per farvi conoscere o farvi rivedere, perché è stato già mio ospite un grande chitarrista, credo che sia uno dei più grandi chitarristi viventi. E voilà, Nicolò Renna. Ciao Nicolò, il maestro. Grazie. Renna, che da quando è venuto, tra l'altro le prime volte a me, ne ha fatta di strada. Adesso Nicolò, sì. Renna, devo dire, è considerato un istituto della chitarra proprio nella Grazie nostra città. Grazie Vincenzo per la stima. Tu lo sai che te voglio bene. Tra l'altro ci siamo, bell'incontro quest'estate, perché nell'ultima edizione del festino di Santa, sì, Rosalia, Nicolò Renna era sul palco di quella piazza meravigliosa davanti il Palazzo dei Normanni. Sì, e davanti il Palazzo dei Normanni tu eri in quel palco durante lo spettacolo del festino. Sì, è vero? È stato un momento di grande emozione, sì. Eri condividere nello davanti spettacolo del di Lollo Franco, Franco, di Lollo, sì, Franco, sì, sì, sì. Ho accompagnato con la chitarra Letizia Colaianni, che è una grandissima cantante lirica, e quindi abbiamo fatto un nostro intervento. Insomma, è stata una grande emozione, sì, perché insomma un evento così importante per la nostra città come il festino, essere lì per me è stato un grande onore sicuramente.
Allora, un grande onore, questa mattina siamo qua anche per parlare, ma magari c'è qualcuno che partirà dei fedelissimi che ti segue, magari. Sì, sì, probabilmente sì. Però noi siamo qua anche per farvelo sapere, perché le cose belle si devono far sapere. Sabato 4 di febbraio alle 7 di sera, alla chiesa Sant'Eligio degli Orefici, sta chiesa dove si trova? A Roma. In via Sant'Eligio. Che non si può sbagliare, tra l'altro una zona meravigliosa, sì, di Roma. Infatti. Tu farai un concerto lì a, sì, Roma. Come nasce questa idea? Come è nata l'idea di andare a fare un concerto? Beh, questa idea sicuramente parte tutto dal, diciamo, dal social, che oggi è, diciamo, per un artista una cosa fondamentale, proprio per avere i primi contatti anche con nuove realtà che magari qui appunto non conosciamo. Comunque sono entrato in contatto con un'associazione di Roma che si chiama Chitarra In, che si occupa già da diversi anni di fare proprio stagioni concertistiche di musica classica e di presentare, diciamolo pure, solisti di un certo livello, sì. E quindi diciamo, ringrazio appunto, approfitto all'occasione, Gabriele Cucciorti e Massimo Di Costa proprio dell'associazione Chitarra In, che hanno appunto creduto nella mia musica, perché ci tengo a precisare che in questa associazione quasi esclusivamente si suona solitamente il repertorio classico, cioè, con la chitarra, invece io farò un'introduzione di brani classici, diciamo, di repertorio, però poi, diciamo, per il 90% seguirò la mia musica, la tua musica. Questo, quindi, per me, diciamo, è un motivo d'orgoglio. Motivo d'orgoglio. C'erano musiche anche di Ennio Morricone. Sì, di Ennio Morricone, ho fatto un arrangiamento del celebre tema di Nuovo Cinema Paradiso. A me piace, esatto. Se mi fai un pezzettino di Nuovo Cinema Paradiso sarei felice. Vediamo, magari facciamo quello allora. Ma no, io ti vorrei fare qualche altra cosa, certo, anche qualcosa di tuo, certo. Però partirei questa mattina, va bene. Alle 8.38, che sia di buon auspicio, e soprattutto in questa mattinata molto gelida, riscaldiamo il cuore di voi telespettatori, radioascoltatori, con la musica live di Nicolò Renna. Chitarra, il suono vi arriva, vi inonda nelle vostre case oppure nelle macchine, perché c'è chi ci ascolta dalle sue macchine, quindi sentite il suono di questo capolavoro del cinema internazionale del maestro Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso. Sentiamo. Queste note qua, com'è che non sogni? Qua stiamo toccando la musica di veramente di uno dei, di un'icona italiana che ci rappresenta nel mondo, che tra l'altro a 90 anni ha vinto il suo primo premio Oscar, ed è stato, io sono stato lì in diretta, mi pare è stato di notte, intorno alle 4, a vedere questa premiazione. Ed è stata una cosa molto toccante, perché lui era lì, ha vinto questo premio, aveva intanto, la cosa bella è vedere la sua faccia, un'espressione anche molto infantile, quasi meravigliato di vincere questo premio, cioè a 90 anni dopo tutto quello che ha scritto, e invece lui era ancora lì stupito e diceva: io questo premio, comunque ringrazio mia moglie per questo premio, perché mi ha permesso di stare tutta la vita, diciamo, nel mio studio chiuso, rilassato, a scrivere la musica. Quindi questo è stato
un qualcosa che mi ha colpito particolarmente. È stato prego, sì, finisce. No, finisco il discorso, dico questa è la prova che dietro comunque un grande artista, diciamo, la componente umana, le condizioni sono fondamentali per permettere appunto all'artista di esprimersi al top. Stavo dicendo, tu hai avuto un 2016 in crescendo, cioè arrivi da un viaggio straordinario, sì. Giusto? Sì, aspetta, di quale viaggio parliamo? Viaggio quello che hai fatto con te stesso. Ah, ok, infatti. Oppure quello da casa a scuola. Ma voi musicisti viaggiate con la... Noi viaggiamo con la mente in generale. E lui suona, quando non gli conviene, sì. O quando comincia a essere nervoso, sì. Che fa? Capito? In questo momento io dico una cosa, magari lo fa innervosire e lui prende già nervoso con la mano. Ma più che altro vuoi capire quale tipo di viaggio, un viaggio mentale. Quindi è stato un 2016 come per te? Comunque positivo? Allora, per me positivo è sicuramente ricco, perché sto quasi per fine le registrazioni del mio album. Bello. Da solista, che è praticamente già è in cantiere almeno da 2 anni nella mia mente, però diciamo perché ho scritto le musiche, adesso finalmente sto concretizzando, sto registrando appunto questo album, e quindi sono molto molto felice e molto, insomma, orgoglioso di questa cosa, perché sarà un punto importante nella mia carriera, appunto da solista, insomma, fare un disco dove ci saranno per gran parte musiche per chitarra sola. Ecco. E quindi farò un omaggio a Ennio Morricone e anche ad Antonio Forcione, che tu hai conosciuto, hai avuto come ospite. Io sono amico di Antonio Forcione, che è una persona intanto splendida. L'anno scorso il chitarrista Forcione è venuto, se lo ricorda. Certo, è venuto. Forcione, sì. Chitarrista che con la chitarra, ragazzi, l'anno scorso nell'altro studio. Pazzesco. Vabbè, stiamo parlando infatti di... veramente fantastico. L'anno scorso, vi ricordate l'anno scorso? Io esisto già da prima dell'anno scorso. Che ma qualcuno ti avrà visto? No, ma certo, penso, ma, dico, penso sì. Io ti ho visto. Fa questo lavoro, qualcuno magari lo vede. E beh, certo. La speranza è questa. Ma facciamo una serenata, perché poco fa la serenata, una serenata siciliana, tipica siciliana, e poi lanciamo il servizio e poi sentiamo qualcosa anche di tuo, caro Nicolò. Una serenata, così. Una serenata. Visto che sono le 9:15, ci sta una serenata siciliana. Siciliana. Allora, solitamente la serenata si fa prima del matrimonio. Dedicata alla futura moglie. Noi qua questa mattina, per voi pubblico che ascoltate e vedete Mattino Nero, soprattutto per pubblico di un certo tipo che ama questo genere di cose, la serenata siciliana tipica. Com'è? Allora, accordo la chitarra, perché c'è qualche cosa di strano. È vero. Perché questo dobbiamo raccontare una cosa. Lo notavo pure io su Morricone, però ho detto... ti spiego perché. Perché io praticamente fino alle 8:25 ero bloccato nel traffico. Sì. Col cuore che mi faceva così, con l'ansia. Allora, famo una cosa. Se siamo d'accordo tutti quanti, perché qua bisogna essere democratici, per alzata di mano, andiamo a vedere subito... Guarda che serata, Danny, che dici? Ecco, sì. Sono d'accordo. Okay. Vitale, che dici? Alzato la mano, è d'accordo. Sfameli, che non può parlare stamattina, non parlerà almeno per una serie di mesi, che saluto, è che il nostro regista che non parla è grave, perché ha deciso il silenzio stampa. Secondo me dice di sì. Ha detto di sì. Quando torneremo ci sarà... Eccoci qua, pronti per continuare il nostro appuntamento ormai sul finale di questo martedì 10 di gennaio, che sto condividendo in questa parentesi insieme a un amico. Sentite la chitarra, poi anche... Ci siamo! Che ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che ci sta... Il primo cittadino sono io. Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi e dimo, e noi e famo, ci ha messo l'acqua, non te pagamo. E questa era studiata. E questa era... no.
non era ovviamente non era ma questi sono pezzi di teatro, perché qua si fa esatto. anche varietà. Certo. Caro Danny, sei scioccato da quello che tu hai appena visto, assistito, diciamo, pubblico non pagante. Ecco qua che sta facendo magheggi. Allora visto e considerato che siamo, preghiamo le mani per bene, ci sarà, spreghiamo le mani. Ci sarà la prossima edizione di Sanremo. Sì. Sei pronto per Sanremo? No. Saremo giovani. Ma per cantare? Certo. Giovani cresciuti col maestro, col maestro. Bello però, maestro. Sarebbe un bel duetto, Bene, detto questo, Nicolò Renna lo trovate il 4 di febbraio alla chiesa Sant'Eligio di Roma, Roma, che si trova in via Sant'Eligio. Non potete sbagliare, a Roma. Potete sbagliare. Proprio scendete, se siete lì ci portate alla chiesa Sant'Eligio, io lo chiedete al taxi. La serenata a modo di Nicolò Renna per farci sentire un altro po' di musica originale made in Renna. Poco fa abbiamo fatto l'omaggio a Ennio Morricone, anche se tu poi di nascosto mi hai girato qua i violini e mi hai scordato la chitarra. Ecco. Comunque vabbè. bene. Adesso facciamo un omaggio alla nostra terra con un brano dal titolo Tarantella, che ho scritto proprio da pochissimo e farà parte del mio album. Bene, proprio un paio di minuti e poi abbiamo il nostro Luca Salerno che si sta accomodando in prima fila. Pensavo Luca Sardella. Non ce l'abbiamo. Noi abbiamo il Salerno. Sono due cose totalmente. Vabbè, non... No, scusa, però per carità, Sardella, voglio dire, ne ha fatte e continua a lavorare come un pazzo nelle reti nazionali. Lunga vita a Sardella. Allora vado con Tarantella. Meglio che Sardella. Meglio che Sardella. Certo, a Palermo Sardella. E basta, Nicolò. Prego. Parte inesorabile, fantastico. C'è un pubblico qui che non si vede, che non si vede, ma freme. Cerco da 4 mesi sto pubblico che applaude. Peccato che non facciamo il mai dire mattino nero, perché sennò a grande dentro... richiesta l'orchestra del maestro è qui. È l'orchestra. Senti i tuoi, sì, senti i tuoi come sono bravi. Sono loro. E adesso è arrivato il telegiornale. Tra poco torniamo con il finale, ma adesso Luca Salerno, state con noi. GR Med, l'informazione di Radio Med. Bentrovati a questo terzo appuntamento con la redazione del GR Med. Iniziamo subito parlando della vertenza Almaviva, perché riprende questa mattina dalla sede Enel di Palermo la protesta dei dipendenti del call center. Il motivo: i 60 trasferimenti a rende in Calabria previsti già da domani. Era stato trovato un accordo per almeno 300 lavoratori, ma alcuni di loro sono rimasti tagliati fuori dal passaggio a un'altra azienda che avrebbe garantito di evitare proprio i trasferimenti. Da qui la protesta che va avanti in questi giorni.
Parliamo adesso di crisi idrica. Palermo è in provincia perché è previsto per oggi un sopralluogo dell'AMAP a Scillato per capire se è possibile rimettere in funzione la diga che è ormai ferma da ben 5 anni. Come riporta il Giornale di Sicilia, si sta valutando questo intervento tampone per evitare la turnazione idrica originariamente prevista dal 3 gennaio. In ogni caso, una decisione definitiva attesa per il prossimo vertice previsto per la giornata di giovedì. Siamo alla cronaca, non è stato lui. Così la ragazza di 22 anni alla quale il suo ex ha dato fuoco a Messina avrebbe difeso il ragazzo parlando con i poliziotti, ma sono molte le prove schiaccianti nei suoi confronti, ricorda la procura. Lo stesso presunto responsabile si era costituito alla polizia accompagnato da un legale. E restando sulla cronaca, ci spostiamo invece a Catania, dove la polizia ha eseguito 11 misure cautelari. Il motivo: la banda speciale era specializzata in rapine in gioiellerie, abitazioni e ville. Gli arrestati avrebbero preso di mira in particolare anziani usando modalità violente per compiere la rapina. Politica: sfida ridotta da 5 a 3 per il Movimento 5 Stelle per il secondo appuntamento delle comunarie, che dovranno decidere il candidato sindaco del partito alle prossime amministrative. Non c'erano gli attivisti più vicini al gruppo dei deputati nazionali nella platea, che secondo Repubblica Palermo era composta da circa 300 persone. La platea per due ore ha ascoltato 3 dei 4 candidati a sindaco di Palermo. Uno di loro infatti si era ritirato nella giornata di ieri. Incidenti stradali a Palermo: un ventenne è morto ieri sera intorno alle 20:30 in via Salemi, nel rione Brancaccio. Il motorino elettrico guidato dalla vittima si è scontrato con un'automobile. E chiudiamo parlando di viabilità, ricordando che a Palermo la Polizia Municipale prevede dalle 10:30 un'assemblea di tutto il personale, previsti anche rallentamenti in via Crispi per la ripresa di alcuni lavori lungo la sede stradale. Noi per il momento ci fermiamo qui, a te Vincenzo. GR Med, l'informazione di Radio Med. Grazie a Luca Salerno per questa parte finale, e quindi col GR Med. Io ringrazio Nicolo Renna. Grazie Nicolo. Grazie a te Vincenzo. In bocca grazie. Al lupo per il 4 di febbraio, direzione Roma, Chiesa Sant'Eligio, per il concerto di un palermitano, di un chitarrista molto bravo. Grazie ancora. Grazie per a te, grazie a noi voi. Domani e mercoledì torniamo. Grazie Ino Sfameli, e colgo l'occasione per salutarlo. Sabato 4 febbraio, ore 19, Chiesa Sant'Eligio, Roma, Nicolo Renna. Domani torniamo, mercoledì mattina approfondimento sociosanitario. Abbiamo uno che ci metterà a stecchetto, perché ho un dottore che si occupa di alimentazione, dopo le feste ci vuole. E poi parleremo di un gran galà della danza, anche con fini sociali molto importanti. E poi ancora cosa, tante cose belle, Danny B che ci sarà sempre. Buona giornata, tu suona, su, accompagna. Grazie ancora, buona giornata con TRM Canale 13 e con Radio Med. Hey, a domani a tutti.